y tenemos 5 grados con 80% humedad. Luego van montando las, las diferentes capas. Entonces, por ejemplo, en el sistema que tenemos generado nosotros, en, eh, que trabajamos en el, detalle, en el catálogo de detalles constructivos, esta es una solución tipo de muro, la estratigrafía típica. Esto no incluye, evidentemente, los encuentros de la esquina, y las ventanas y el techo y todas estas cosas, digamos, todas las situaciones de encuentro que esas son más complejas. Pero sí, por lo menos uno puede tener un entendimiento de cómo va la estratigrafía. Entonces, uno pone todos estos elementos: y hay madera, está la fachada ventilada, hay una barrera de humedad que deja pasar el vapor, pero no deja pasar el agua, está la aislación térmica que en este caso es eh, lana mineral de 90 con un 2x4 puesto acá, la placa de OSB por dentro que sirve de barrera de vapor, eh, una cámara de instalaciones y el disocartón. Y eso ya da un comportamiento adecuado al paso del vapor. Y uno ve aquí dónde está la condensación y en realidad para estas condiciones no hay. El contenido de la madera no se ve modificado, el contenido de humedad de la madera no se ve modificado y no necesita tiempo para secarse. Uno aquí puede empezar a jugar con ciertos aspectos. Por ejemplo, yo podría pescar el OSB y moverlo hacia afuera de la solución. Y se ve que al moverlo hacia afuera de la solución, dado que la carga humedad la tengo desde dentro hacia afuera, si es que no pongo una barrera de vapor acá, tengo que poner un polietileno, tengo que poner alguna, algún tipo de barrera de vapor. Si no pongo barrera de vapor, entonces va a condensar aquí sobre el OSB. Y esos son los riesgos que nosotros vemos en la, en la construcción con, en la que se le pone el polietileno, porque esa capa es muy delicada, tiene que ser muy bien trabajada, requiere una ejecución muy acuciosa y una inspección difícil. Por lo tanto, es más fácil poner el OSB por dentro. Y entonces, poniendo el OSB por dentro, ya se resuelve toda esa parte. Y aquí están el valor U, eh, está esto que es una equivalencia en gases de efecto de invernadero, y está eh, la temperatura interior, la capacidad de, de, de secado en el fondo de la madera que hay presente, y aquí están los valores que estábamos trabajando hoy día. ¿Ya? Entonces. En la reducción de amplitud anda más o menos, si recuerdan, la normativa italiana establece sobre, por debajo de eh, 0,1. Y aquí, este es el inverso de ese valor, pero si uno divide 1 por 6, está, no sé, en 0,2, no sé, por ahí. Y estamos por encima, en el fondo, de ese valor. Esto debiera ser mayor a 10. Y el cambio de fase, estamos en 6,3. ¿Ya? Por lo tanto, no, no, el cambio de fase que establece que por, como mínimo debiera ser 8, tampoco estamos cumpliendo con esos estándares. Este estándar, evidentemente, es mucho mejor que el sistema constructivo que tenemos actualmente. Son los mismos materiales reordenados de manera tal que funcione bien desde un punto de vista de condensación, desde un punto de vista térmico, desde un punto de vista eh, de constructibilidad, de industrialización, de todos los criterios en el fondo que vemos en forma más estática, pero el formato dinámico todavía aquí nos tiene un buen comportamiento. Entonces aquí ya con este software uno puede empezar a jugar a ver cómo solucionar estos aspectos, cómo poder mejorarlo. Por ejemplo, una alternativa es en esta cámara de, de, de instalaciones reemplazar esta, este encintado vertical de 2x2 por una pared sólida de 2 pulgadas de madera, agregarle 2 pulgadas de madera dentro que van a agregar suficiente masa térmica, y podemos encenderla entonces estas son las instalaciones, la capa de instalaciones se apaga y se, y se prende esta y ya con eso este comportamiento no se modificó demasiado, tampoco tenemos mayores condensaciones pero ya por lo menos tenemos estamos por encima de los 10 por lo tanto estamos por lo menos de acuerdo a la normativa italiana estamos bien en términos de la reducción de las temperaturas y el desfase está en 7,3, que ya está bastante aceptable. Si vemos después el comportamiento de esto a lo largo del tiempo, se ve aquí, en el fondo, cómo son la oscilación de temperatura eh, externa y cómo queda la oscilación de temperatura interna. Y cuánto se desfasó esa oscilación en el tiempo. A las 3 de la tarde llega en realidad a las 10 de la noche, recién entra dentro de la casa. Eso son ahí ya pueden empezar a jugar y empezar a jugar con los parámetros y ver cómo cómo resuelven su, su solución constructiva. Eso en 22 centímetros logra ya algo bastante decente. Se si puede mostrar cuando metes el isolante al lado interno como va uno puede pensar que mejora el valor de la huma si ci metes el isolante allí, verás que peggiora? Sí, ah, pena, ¿no? eh, entonces, por ejemplo, me pide que le agregue una, una capa de aislación acá. Como para decir, en realidad vamos a mejorar este valor U y la construcción debiera andar mejor. ¿Sí o no? Si le agrego aislación, va a funcionar mejor. Veamos. Eh, aquí tengo lana mineral, lo la voy a correr acá arriba y la voy a encender y le voy a agregar, no sé, 80 milímetros. ¿Qué pasó? Quedó mejor, este valor por supuesto que quedó mejor. Pero y aquí nos fuimos un poco al carajo por la condensación. Y eso, si se acuerdan, lo que pasa, si se acuerdan lo que mostraba Alice, mostraba cómo al poner la aislación se desplaza la, la caída de la temperatura. Si ponemos aislación por dentro, estamos desfasando la gradiente de temperatura hacia el interior. Y por lo tanto, estamos dejando la temperatura de rocío por dentro de nuestra barrera de vapor. Y ahí ya va a condensar por dentro, eso nunca lo vamos a ver y va a terminar podrido que es parte de lo que está pasando con algunas renovaciones en algunas casas que llegan y dicen, ah, sabes que en realidad a esta casa le voy a mejorar el desempeño térmico, ponen aislación por dentro y en realidad se está produciendo condensación porque están trasladando hacia adentro la caída de temperatura. Aquí funciona, pero la capacidad interna de... de, 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 de ¿Cómo se llama? De, Esa no se disminuye en realidad. La capacidad interna de, mant de, 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 de almacenar energía se disminuye porque estamos aislando y estamos dejando fuera del alcance de la pared interna la masa térmica. Por lo tanto, la capacidad de resistir los excesos de calor durante el verano no la tenemos. ¿Perdón? ¿En esto? ¿Revestimiento? está aquí dieron yeso cartón exterior, esto tú dices como agregarle aislación por fuera no, 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 no. Este, esto tiene un entablado pero el revestimiento, dado que esto es una cámara ventilada, ese revestimiento no cumple ninguna función térmica. térmica mira, este ese es esa capa que tengo acá abajo, en vez de 20 le voy a poner 100 y no cambia nada acá Dado que esto es ventilado, aquí tienes la temperatura externa, por lo tanto no te está aportando al cálculo. Y no cambia niente, vedi, lado interno, porque hay añadido el legno, pero no lo vede. Los claro. valores aquí son exactamente como que los de prima. Sí, y estos valores de acá tampoco cambiaron nada. voy a volver a, a los 20 milímetros, en realidad debería ser como 30. Y no cambia nada. Es un, buen, es un buen campo de juego. Se meten ahí a jugar, prueban, ponen sus soluciones, ven cómo funcionan. La, la base de datos de materiales que tiene es bastante más grande que la que tenemos nosotros a disposición. Por ejemplo, si quiero agregar algo, aquí tenemos eh, distintos tipos de placas. Tenemos hormigón. Tenemos distintas membranas. Membranas pueden ser eh, retardantes de vapor y ahí hay distintas marcas. Por ejemplo, DuPont tiene toda la línea Tyvek, que en este caso, para el caso de las barreras de vapor, no se llama Tyvek. Pero si se van a eh, Construction Foils a, a, aquí y se meten en DuPont, DuPont tiene Tyvek, y ahí están los distintos tipos de Tyvek y después se meten al Tyvek Soft, por ejemplo, y ya pueden ver todas las propiedades que se necesitan para el cálculo. Ahí está la densidad, está el calor específico, está el valor SD, está la conductividad, está la emisividad también, los espesores, está todo ahí. Con bueno, eso ya pueden jugar y probar. No, Una barrera de vapor antes de la... O sea, tienes que agregar la aislación y además poner una barrera de, de vapor. Tienes que frenar el vapor antes de que se meta a la aislación. No, 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 no. No, y no es un problema, y no es un problema por fuera. Es un problema que viene de adentro. Es que es, que, es, que es relativamente es más grave digamos de lo que parece porque cuando tú pones aislación suponte que tienes dos tienes dos componentes digamos tienes el componente de pérdidas por infiltración y tienes el componente de pérdidas por por eh, por transmisión tú te estás haciendo al poner aislación generalmente estás haces cargo solamente de mejorar lo que estás perdiendo por transmisión pero con eso vas a levantar la temperatura interna al levantar la temperatura interna vas a agregarle mayor capacidad al aire de contener vapor. Y por lo tanto, la capacidad o la cantidad de agua que ese, vapor va a que ese aire va a soltar cuando esté en contacto con la superficie fría va a ser peor todavía. Y si la dejas pasar hacia el interior de la, de, de la aislación, va a terminar condensando ahí donde se tenga que frenar. Y como generalmente nuestras construcciones no permiten el paso del vapor, va, se va a frenar ahí sobre la superficie fría y va a condensar dentro del muro y no lo vas a ver y vas a tener hongos vas a tener mal olor vas a tener todo el tema y no vas a saber por qué ya hay casos ya he visto casos digamos que en los cuales eh, por cambio de uso o por cambio de por renovación de la envolvente la casa hasta podría pero porque no se entendió bien cuál era la solución no se entendió qué, qué es lo que había que hacer gente que llegó que en realidad venía con otras costumbres, con niveles de temperatura mayores, se duchaban con harto vapor y terminó condensando entre el baño y la pieza. Porque, claro, se preocuparon bien de la envolvente, pero no del traspaso hacia un recinto que estaba mucho más frío y ¿eh? terminó condensando ahí. Tienen podrido todo el piso, toda la estructura por dentro de la casa. ¿Eh? Complejo el tema. a ti. Seconda parte. Seconda parte, seconda parte è legata alle installazioni, agli impianti, in, diciamo in Italia. E in particolare alle accortezze che bisogna seguire quando si fanno impianti in case in legno, che è un po' diverso rispetto a fare impianti per le case normali, tra virgolette, con Mattoni con calcestruzzo, eccetera. Eh, gli impianti possono creare problemi legati all'attacco da parte di funghi eh, alla, alla struttura del legno se l'acqua che porto in giro con i tubi va a contatto con il legno. La seconda parte, va a, a, vamos a vedere i problemi relacionados con le installazioni e con gli de madera, in particolare con gli edifici de madera. Uno de los puntos sensibles es cuando tenemos agua que circula a través de las instalaciones en la casa y que luego tiene algún tipo de pérdida. Oh, no, con la ahí. Y puede tener entonces algún tipo de pérdida en el muro y modifica el contenido de humedad de la madera lo suficiente como para que el hongo pueda ya empezar a atacar y a vivir en el fondo. El problema es que muchos impiantes utilizan agua. e devo portare l'acqua in giro per, per l'edificio, oppure devo scaricare acqua per esempio dal tetto o per esempio da bagni, eccetera. Uh, la, prima regola, la prima regola è uh, mai viaggiare con scarichi, con tubi di scarico uh, chiusi dentro la parte in legno. Perché, se c'è una perdita e non me ne accorgo, quello che succede è questo. Eh, io scopro che c'è eh, la perdita dopo un certo lasso di tempo e il legno è completamente andato. So, la prima regola per la concezione delle installazioni in un edificio di madera è es che que le la, installazioni devono circular sempre fuori dal sistema strutturale. Quindi, devono ir sempre fuori. Perché, se no, lo che va a passare es que è che io devo tener una pérdida, e esa pérdida non la voy a non la voy a poter inspezionare. E me la do in cuenta solamente quando già il daño haya ocurrido. Eh, per gli scarichi del tetto, questo vuol dire sempre esterni. Per le esatto. de d'acqua afuera, sempre por fuera della casa, nunca dentro del muro. Ni dentro de la casa, se voglio fare qualcosa dentro, quel qualcosa deve essere ispezionabile, devo poterlo aprire e vedere quello che c'è questa è la regola fondamentale la cosa importante è che tutti i tubi devono sempre passare in spazi confinati che io posso aprire e posso andare a intervenire senza, senza problemi nel caso in cui abbia una perdita ogni volta che tenga che passare con un tubo por dentro dell'edificazione ese tubo tiene a che que in maniera tale che sia registrabile che io possa aprire mirare il tubo e vedere che non passa che non stava passando assolutamente nulla. Pertanto, tiene disegnato il condotto o la, la camera di de installazione, deve tiene che stare in maniera tale che io possa aprire e mirare. Ma questo vuol dire che l'architetto deve interagire con chi fa gli impianti. Esco perché se l'architetto fa la, eh, tutto il progetto senza tenere conto che dovremmo passare poi con i tubi dell'impianto, io vado a fare eh, fori, eh, passaggi, eh, andando a rovinare quello che è stato fatto. en fase de ensamblaje del de envolvente. También con el ingeniero estructural. Cierto, también con que, el ingeniero estructural. Eso significa que el arquitecto, el ingeniero estructural y el que hace las instalaciones tienen que estar coordinados desde el principio en la fase del proyecto para que no sea que se hace el proyecto arquitectura, luego se hace la ingeniería, se llega a obra con la obra gruesa y después viene el de instalaciones y hace lo que quiere rompiendo todo el diseño que se había planteado desde el principio. Perché ahí ya no va a avere soluzione, ahí ya no va a estar bien pensado. In molti casi si fanno i fori per passare l'impianto elettrico, l'impianto di riscaldamento, l'impianto di condizionamento, dopo che l'involucro è perfettamente costruito e a quel punto vado a distruggere una cosa che è perfetta. Che muchas veces, una vez che está hecha tutta la envolvente, si perfora per hacer passare le installazioni. E questo significa che que io voglio rompere tutta la envolvente che è ben eseguita, la voglio con un taladro per far passare il tuo. No, no, no. Qui non succede. Uh, in Italia sì. Uh, per esempio, un caso sono le cucine: quando io ho la cucina con il gas, con, con i fuochi. Ho bisogno di una presa d'aria che prende l'aria dall'esterno. E molte volte la presa d'aria non viene considerata e la si fa dopo. Una volta che è tutto costruito si fa un foro molto semplice e quando si fa questo foro, eh, in alcuni casi non si va a proteggere in nessun modo eh, lo spazio interno del foro. Questo vuol dire che se succede che c'è qualche eh, infiltrazione d'acqua... Io me la ritrovo all'interno della, della struttura in legno e posso avere problemi eh, nella struttura in legno. Quindi, di solito, se devo fare un foro passante, il foro passante dovrebbe essere protetto da un eh, controtubo interno in silicone per isolare completamente la parte in legno che ho attraversato. Dice che in la cucina cada vez che hai un chiamatore que di gas, nel fondo, tiene che avere una toma di aire externa Y pasa lo mismo. Eh, frecuentemente se hace un hoyo, se hace una perforación en la pared y luego se pasa el tubo sin proteger la cara interna de esta perforación de manera tal que se proteja el, la, la madera del resto de las instalaciones. Entonces esto en realidad habría que ejecutarlo con una especie de vaina de silicona que envuelva y proteja toda la, madera, la estructura de la madera. Per esempio in questo caso qui c'è un tubo che passa, che è questo qui, ed è stato fatto effettivamente un, una protezione in plastica, in silicone, che permette al tubo di attraversare lo spazio con il legno e anche nel caso in cui ci fosse una perdita non ho mai il contatto diretto col legno e quindi non ho lo sviluppo dei, eh, sì. degli attacchi della muffa. Sì. Aquí, por ejemplo, se hizo una perforación más grande que la tubería que tenía que pasar, luego se protege eso con esta manga de silicona que va puesta dentro y recién ahí se pasa entonces el tubo. De esa manera la instalación nunca está en contacto con la estructura de madera y si, llega, si llegase a haber una pérdida, esa pérdida va a, se va a frenar contra la barrera de silicona y no va a entrar dentro de la estructura. Sono tutte piccole cose, però uh, sono cose che poi alla fine fanno la differenza. Uh, anche quando vado a predisporre l'impianto, tutti i tubi devono uh, trovarsi in spazi che sono già presagomati dove io vado a mettere delle scatole. Nel caso in cui avessi delle perdite, non ho mai contatto diretto tra l'acqua e il legno. Quindi io devo sempre proteggere tutta la parte che da cui potenzialmente l'acqua può uscire. E la logica è fare passaggi opportuni per tutte le tubazioni che devono passare. Pensarci prima, non dopo. Pensare nel momento in cui costruisco a dove devo passare con i tubi e lasciare lo spazio per passare con i tubi in maniera protetta e ispezionabile. Basicamente la, la, la strategia è es pensare antes dove vanno a passare tutti i tubi e lasciare eso come parte di... De... Eh, las dimensiones necesarias para poder alojar las distintas cajas. Por ejemplo, aquí se ve un, eh, unos manifolds de. Estos son de Acuacal, de sí. Estos son de. Este de cierto de, de, radiante. O pure uh, radiatorio okay. o fancoil. Esto, esto colector... puede ser de radiadores o de, de los radiante o lo que sea, pero básicamente todas estas pasadas de agua llegan a un punto donde ya fue predispuesto el espesor del muro para alojar la caja. Esta caja es inspeccionable cada una de estas salidas que en el fondo las infiltraciones en estos casos en este tipo de tubo ocurren principalmente en las uniones entonces todo esto ya es una caja plástica que protege la, la madera del, del agua eh, y está todo predispuesto y preconsiderado en el diseño no es algo que se ejecuta después y que se ve en obra a ver dónde instalamos ahora este tipo de, de solución Fare una cosa di questo genere dà il vantaggio di poter eh, fare una cosa che con le case normali, non in legno, non si potrà mai fare, eh, e cioè quello di andare, per esempio, durante la vita della casa a cambiare l'impianto, per esempio anche cambiarlo completamente. Perché eh, io posso, se faccio passare i tubi in eh, cavedi ispezionabili e ben precisi che io conosco, e io posso andare a sostituire tutto quello che voglio dell'impianto senza rompere eh, tutto il resto dell'edificio, senza distruggere tutto il resto dell'edificio. Questo mi permette di partire, per esempio, con un edificio che ha un impianto a basso costo inizialmente, perché magari non ho i soldi e la disponibilità, ma mano a mano che abito la casa posso eh, am ampliare l'impianto, farlo diventare sempre più completo senza andare a rompere tutto quello che ho intorno, senza. Uh, distribuye el limbo. Predisponer lugares por donde, por donde pasen las instalaciones y, y, y pensar de forma previa dónde esto va, va a ocurrir, independiente que se usen o no, permite algo en las casas de madera que no ocurre con las casas eh, de hormigón, las casas tradicionales. Y es que a lo largo de la vida útil del de edificio uno puede mejorar, puede ir cambiando las instalaciones, puede reparar fácilmente y por lo tanto se... Cioè, amplia la vita utile dell'edificio o permette per esempio di migliorare continuamente il livello di installazione che uno tiene dentro del, del, del recinto. Ci sono dei costruttori di case in legno italiane e italiani e tedeschi che quando eh, il committente ha la casa, compra la casa, alla fine della costruzione danno un libretto che è come se fosse un libretto di istruzioni di una, di una macchina e nel libretto ci sono tutte le... Eh, eh, le cose, le indicazioni su cosa andare, dove andare ad intervenire per fare l'upgrade di questa parte piuttosto di questa parte. In questo libretto uno può segnare tutto quello che verrà fatto dalla casa nel, dal momento che è stata costruita fino a quando non verrà distrutta o eh. sostituita con qualcos'altro. le sì, hai, hai imprese italiane e alemane che vendono la casa e al momento di entregare la casa entregano un libretto, cioè un manuale di istruzione. para hacerle todas las modificaciones y hacerle todas las actualizaciones que, que requiera la casa. Entonces a lo mejor la venden con un sistema básico y después el usuario de a poco puede ir aumentando y poniendo nuevo equipamiento y ahí en ese manual está descrito cómo proceder, dónde ir a cambiar, dónde abrir, dónde están todas las instalaciones, está todo listo para llegar y hacerle la, la, la mejora a la casa. Ok. Questa è la base, cioè una casa in legno dovrebbe avere un impianto che può evolversi nella, nella vita della casa. Adesso proviamo a guardare quali sono i sistemi che vengono più utilizzati in Italia, ma penso anche in Cile, per riscaldamento e raffrescamento di queste abitazioni. Per il riscaldamento il sistema più utilizzato in Italia al momento sono i sistemi a gas basati sulle caldaie. Quindi eh, caldaie eh, dove io tramite eh, la combustione del metano, mm -hmm. tipicamente, produco acqua calda ad alta temperatura e la mando ai terminali che possono essere radiatori o pannelli radianti a pavimento o a soffitto. Già mm -hmm. so, abbiamo visto i concetti generali, ora andiamo a vedere distinti tipi di equipos che si usano attualmente in Italia. Il eh, più comune dice che è la caldaia. La caldaia si prende, consuma gas, genera calore, con esso calienta acqua e questa acqua se manda al radiatore, alla losa radiante o al tetto radiante. Ci sono diversi tipi di caldaia. Eh, le caldaie costruite fino all'inizio degli anni 2000 erano caldaie che davano il massimo rendimento, questo è il rendimento della caldaia. E questo è il fattore di carico, cioè quanta potenza sto usando della caldaia. Quando il fattore è 100% vuol dire che sto usando la caldaia a piena potenza. Quando lavoro al 30% vuol dire che la caldaia la sto usando soltanto per un terzo della, della sua potenzialità. Mm. Eh, al variare del fattore di carico della caldaia cambia mm. il rendimento con mm. regole diverse a seconda di che tipo di caldaia sto, mm. sto utilizzando. Esto eh, muestra el, el rendimiento de las calderas. Entonces depende un poco del, del tipo de caldera que se esté usando. Vamos a ver acá curvas distintas para la potencia de la caldera, o sea, cuánto del porcentaje total de potencia de la caldera estoy usando versus su, eh, su rendimiento. Entonces puede ser aquí que hay alguna caldera que... Si comporta distinta se che la sto usando al 100% che se la sto usando al 30%, posso avere rendimento minore o maggiore. So. Stamattina facevo vedere la curva dei bin di Concepción mm. e avete visto che, per esempio, durante l'inverno a Concepción per poche ore la temperatura va a sotto zero, mm. diciamo, mm. O, a, o a zero. Però io quando arriva anche la giornata molto fredda. Voglio una caldaia che mi tiene caldo in casa lo stesso. Quindi che cosa faccio di solito? Metto una caldaia che ha una potenza molto superiore a quella che servirebbe alla casa. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nella maggior parte dell'inverno, quando la temperatura non è così bassa, non uso mai la caldaia qui. Uso sempre la caldaia vicino a tra un 30 e un 40% della sua potenza. En el gráfico que veíamos antes de las, de las temperaturas para concepción, se veía que la cantidad de hora en la cual concepción está realmente a 0 grados es muy baja. Sin embargo, yo quiero poder calefaccionar incluso en esa circunstancia. Por lo tanto, generalmente se compra una caldera que va a ser capaz de oh, calefaccionar Dios. cuando afuera haya 0 grados. Eso significa que para la, mayor cantidad de, para la mayor parte del tiempo, la caldera no va a estar funcionando acá, sino que más bien la caldera va a estar funcionando por acá. e quindi non funziona con questo rendimento ma funziona con rendimenti più bassi di un 10, un 15% rispetto al valore che viene segnato sul catalogo uno compra la caldaia e pensa di avere una caldaia che ha un rendimento del 95% ma poi siccome la usa solo per una parte della sua potenza e la fa lavorare non a piena potenza lei non lavorerà mai al 95% lavorerà all'85% se uno mira il catalogo uno compra la caldera, la caldera con Una especificación técnica y dice esta caldera tiene un 80% de rendimiento, pero sin embargo, dado que no la estamos usando al 100%, sino que la estamos usando al 40%, nos encontramos con otra parte de la curva en que pueden haber diferencias de incluso hasta un 10%, eh, que significa que en vez de tener un 80% de uso de, de eficiencia, digamos, tenemos un 70% del uso. De, de este problema es mucho más fuerte, donde la caldaia no fa solo el riscaldamiento sino que también el calda sanitaria. Il problema più grave tuttavia è che la caldera eh, calienta non no solamente per la calefazione, ma anche per l'acqua calda sanitaria. Perché se fa anche l'acqua calda sanitaria, quando uno fa la doccia eh, e non ho diciamo, un, un accumulo all'interno della caldaia, la caldaia è quello il momento in cui è più sollecitata e quindi mm. lavora a piena potenza soltanto quando c'è qualcuno che fa la doccia. Mm -hmm. Ma eh, durante il, il resto dell'anno... Eh, quindi quando non eh, c'è un uso forte dell'acqua della, dell calda sanitaria, la caldaia lavora sempre a percentuali molto basse di fattori di carico, quindi con rendimenti che sono un po' più bassi. Allora, se usiamo la stessa caldera per calefazione l'acqua e ademano per l'acqua calda sanitaria, il resto dell'anno in cui la caldera in realtà sta dimensionata per funzionare acqua pensando in agua calda sanitaria e ademano fuori a una temperatura a 0 ⁇ C, quando fuori in realtà non fa tanto freddo, noi stiamo usandola solamente... En un porcentual bastante bajo para el agua sanitaria, y entonces ya nos encontramos en lugares mucho más bajos de uso del rendimiento total, o sea, del, 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 de la carga total de la caldera, y por lo tanto tenemos eficiencias muy bajas en, el, en, en, en la manera de calefaccionar el agua. No sé so si habéis una caldera en casa, de las pequeñas, si la caldera no labora a plena potencia. La caldaia continua durante la giornata a accendersi e poi si spegne. Si accende e poi si spegne. Tutte le volte che si accende e si spegne, il rendimento si abbassa. Quindi bisogna cercare di fare in modo che la caldaia non continui ad accendersi e a spegnersi durante la giornata perché lavora a carico basso. Altrimenti ho un crollo del, del rendimento della caldaia. Questa curva qua è la curva che è riferita alle caldaie che hanno funzionamento o no. O funzionano a piena potenza oppure si spengono. Siccome la casa non chiede la, la piena potenza, la caldaia tende a lavorare a piena potenza, poi si rende conto che sta dando alla casa più calore di quello che serve, quindi si spegne per un po'. Poi la temperatura si abbassa dentro la casa, il termostato dice alla caldaia riaccenditi, è un continuo accendersi e spegnersi e questo abbassa il rendimento. Este, esta curva muestra las calderas eh, más comunes, yo creo acá, o por lo menos las más antiguas, que son las que funcionan al 100% o al cero. Están encendidas o apagadas, no hay mucha alternativa. Entonces el termostato es el que le dice a la caldera, enciéndete porque la, la temperatura está baja, la caldera se enciende, sube la temperatura y entonces el termostato le manda la señal de apagarse. Ese encender y apagar en realidad es muy poco eficiente y logra finalmente este tipo de curva y este tipo de comportamiento que cuando... molto poco sollecitata, ha un rendimento molto basso, o perde molto del rendimento, perché c'è un 20% di perdita. Quando in una casa c'è una caldaia di questo tipo, c'è cioè una caldaia on-off, cioè piena potenza o si spegne, se io faccio una ristrutturazione e l'architetto pensa a eh, aumentare l'isolamento delle pareti senza cambiare la caldaia, questo è un problema. Perché quella caldaia che lavorava per esempio nella casa prima di aumentare l'isolamento al 40% della sua potenza, quando io isolo di più la casa, la casa ha meno bisogno di potenza, non lavora più al 40%, lavora al 10% o al 20%. E quindi una parte del guadagno che io pensavo di fare andando ad isolare di più la casa, me lo mangio perché la caldaia rende meno, perché continua ad accendersi e a spegnersi di più. Dice que uno de los problemas es, es con, la, con, la, con el recondicionamiento ambiental. Si tenemos una casa que es poco eficiente térmicamente, pierde mucho y entonces vamos a agregarle más aislación. Si no cambiamos además la caldera, parte de los, de, de lo, de los beneficios que hubiésemos obtenido aumentando la aislación, lo estamos perdiendo porque estamos pasando de una cal, con una caldera que funcionaba al 40%, por ejemplo como ahora ya hace más calor dentro de la casa porque hay más aislación, entonces se le baja la carga a la caldera. La caldera ya no va a funcionar tan cerca del 100%. Y vamos a lo mejor a bajarlo al 10 o al 20 y vamos entonces a comernos acá una, un 10% de eficiencia que a lo mejor queríamos ganar con la aislación, lo estamos perdiendo en realidad porque la caldera está consumiendo más. ¿Se entiende? No? Este es el ¿sí? motivo por que se trabate. delle caldaie che hanno funzionamento on off, la prima cosa da fare è cambiare la caldaia e passare da questa caldaia a questa o a questa caldaia. Questa seconda curva qua è la curva che caratterizza le caldaie che vengono chiamate caldaie a temperatura scorrevole o a bassa temperatura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando il carico chiesto dalla casa diminuisce perché per esempio fuori è più caldo mm. la caldaia anziché spegnersi inizia a lavorare a potenza più bassa c'è un regolatore di portata di combustibile regola fa passare meno gas la fiamma diventa più bassa ma non si spegne la caldaia la caldaia non si spegne fino a quando non arrivo a lavorare sotto il 10% a questo punto ho il crollo del rendimento perché la caldaia a quel punto non è più in grado di regolare e fai un off ma fino a un 10% il rendimento è molto costante, anzi addirittura cresce un pochino se uso la caldaia con un fattore di carico più basso. Questa caldaia si accoppia bene a una ristrutturazione in cui io vado a mettere più isolante, perché se passo da un carico del 50 a un carico del 30 non ho nessuno svantaggio, cioè ho soltanto un, aumento, eh, un piccolo aumento del rendimento, quindi non, non ho nessun tipo di, di svantaggio. Una de las primeras cosas que hay que hacer al momento de hacer una renovación en una casa que tenga una caldera de las viejas es cambiar la caldera, básicamente. O sea, de ahí ya se van a obtener mejores rendimientos del uso de combustible y además esto tiene una curva muy distinta porque la caldera tiene la capacidad de regular el paso de combustible y por lo tanto es como que estuviera un dimmer para la cantidad de, de, de calor que es capaz de generar. Por debajo del 10% y ahí cae porque aquí ya no tiene la capacidad de regular y por lo tanto se enciende y se apaga. Però hasta acá se ve che incluso la curva può ir aumentando il rendimento nella medida in che estemos dentro di este rango. Come fate a capire se la caldaia che avete è di questo tipo o di questo tipo? Dovete guardare i dati che sono riportati nel catalogo della caldaia. Di solito il costruttore dà due rendimenti: il rendimento al 100% della caldaia o il rendimento al 30%. Nelle vecchie caldaie il rendimento al 100 è sempre molto più alto del rendimento al 30. Nelle nuove caldaie, nuove, queste sono caldaie che sono state costruite intorno al 2000 perché quelle nuove, nuove, sono queste qua, ehm, eh, il rendimento è più o meno lo stesso con un leggero aumento quando vado dal 100 al 30%. Minando il catalogo della caldera è facile vedere che eh, il fabbricante della caldera entrega dos valori generalmente. El rendimiento al 100%, el rendimiento al 30%, y en las calderas nuevas que usan esta tecnología, el rendimiento al 30% en general es un poco más alto que el rendimiento al 100%. En las calderas viejas, este rendimiento al 100% es muy superior al rendimiento al 30%. Entonces, esto vi fa entender con qué caldaya avete a que fare. Negli ultimi años. Anni... Eh, si è passati dalla caldaia a temperatura scorrevole, bassa temperatura, questa, alla caldaia a condensazione. Quindi oggi sul mercato trovate caldaie a condensazione. Non so se conoscete, se, se conoscete che, che cosa fa una caldaia a condensazione, qual è la differenza tra una caldaia normale e una caldaia a condensazione. Mm. Eh. No, io no. Eh? Sì, eh, bueno, in lo ultimi anni si sono sviluppate queste caldera che que sono caldera a condensazione e che hanno un comportamento chiaramente molto distinto e devo spiegare come funziona. Allora, qual è la differenza quando uso una caldaia a condensazione? Tanto la caldaia a condensazione costa un po' di più chiaramente della calda delle caldaie normali. Quando voi bruciate il metano, eh, nell'ossidazione del metano si forma acqua, quindi nei fumi io ho del vapore d'acqua presente. Nelle vecchie caldaie il vapor d'acqua non veniva mai fatto condensare prima che il fumo uscisse dalla caldaia, in questo modo io perdevo il calore eh, latente che era portato via dall'acqua. Nelle... Perché non lo facevo condensare? Perché l'acqua che si forma, eh, in particolare nelle vecchie caldaie che bruciavano gasolio, eh, ma anche quelle col gas, l'acqua che si forma è acida e se si appoggia sui tubi della caldaia li può bucare. E quindi la caldera dopo un po' la devo buttare. Allora una volta non si faceva mai condensare il vapore d'acqua che eh, veniva prodotto in camera di combustione. I fumi portavano via questo vapore e perdevo una parte del calore, perché quel vapore d'acqua portava con sé il calore latente di vaporizzazione. Ecco. Sì. Entonces, nelle en la, en caldera tradizionali non si no hace condensare il vapor d'acqua eh, perché è acido. Entonces, eso puede corroer todos los metales de la caldera y de los tubos. Entonces, generalmente, lo que se hace es que hay unos tubos de extracción y todo ese vapor que se generó porque estábamos quemando el metano se, iba, se, se va, digamos, por los tubos. Esa, y, y ese vapor en realidad tiene consigo una carga latente de, de, de energía muy alta que fue la que se necesitó para transformarlo de fase líquida a fase gaseosa. E essa energia la stiamo mandando per fuori, che se vaya per il tubo per arrivare perché è acida. Invece, nelle nuove caldaie, il fumo viene raffreddato così tanto da portarlo sotto la temperatura di rugiada del combustibile, che per il metano è 57 gradi, quindi il fumo esce a una temperatura inferiore a 57 gradi. Il vapor d'acqua condensa, rilascia il calore latente dentro la caldaia, la passo all'acqua dell'impianto e quindi il rendimento può superare anche il 100%. En eh, las calderas di condensazione, lo che si fa è che ese humo se hace condensare, se enfría, se le baja la temperatura al humo, se enfría, se hace condensare, con eso, al momento del condensare, si libera energia. esa energía que se liberó se vuelve a meter al sistema y se hace, con eso se termina, o sea, se, se le agrega más calor al, al agua del, de la instalación y luego el resto del vapor se tira, o sea, el resto del, del humo se tira hacia afuera. Con eso se logran incluso eh, eficiencias energéticas por encima del 100%, por encima de el, 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 la energía que tiene el metano, básicamente se mide con eso, ¿no? Perché il rendimento è sopra il 100? Perché sembra strano che qualcosa eh. va sopra il 100. Perché il rendimento delle caldaie era mm. definito considerando il potere calorifico ben inferiore, eh. quindi non considerando il calore che veniva dato dal vapore. Sì. Siccome queste riescono a usare anche quella parte che prima non veniva usata, io supero il 100%, sì. perché non sto considerando tutto il potere calorifico, ma solo quello inferiore. Eh, y esto es porque en las calderas antiguas se consideraba el 100% como el poder calórico que tiene el metano como en su límite inferior, y ahí se determinó el 100%. Pero en realidad no se está considerando la recuperación del cambio de fase del agua, y por lo tanto, si uno le agrega eso, puede superar perfectamente el 100%. ¿Cómo faccio a far condensar una caldaia a condensación? Porque yo compro una caldaia a condensación, pero la devo far condensar, la mm. sola ley no condensa. Per poterla far condensare io devo tornare in caldaia con acqua che è a una temperatura più bassa della temperatura di condensazione del metano, cioè 57 ⁇ Se io prendo una caldaia eh, a condensazione, la collego a dei radiatori, mando via l'acqua a 70 ⁇ ai radiatori. L'acqua arriva al radiatore, il radiatore scalda l'ambiente, l'acqua da 70 ⁇ passa a 60 ⁇ se l'acqua 60 torna in questa caldaia non condenso perché 60 è più alto di 57. Io devo tornare in caldaia ad una temperatura più bassa di 57 se possibile, molto più bassa perché condenso di più. Quindi, per esempio, devo tornare in caldaia a 50 gradi, a 45 gradi. Quindi, è importante per avere rendimenti così alti che questa caldaia venga messa. Collegata ad un impianto di distribuzione dell'acqua nel quale io ritorno in caldaia con temperature sotto i 50 gradi. Se non ce la fai non prendi quel. No, è una caldaia come questa qua sotto. Sì, si dice che per le caldera a condensazione, eh, per enfriar l'acqua lo che se usa è l'acqua di de ritorno della de installazione. Entonces, se io a mandare l'acqua a 65-70 gradi a los radiadores. tengo que asegurarme que el circuito pierda la suficiente, el suficiente calor como para volver dentro de la caldera con el agua que ya bajó a 50 grados, por lo menos por debajo de 57, mientras más la baje mejor. Si no logro bajar esa temperatura, entonces no voy a lograr condensar y si no logro condensar, entonces voy a tener rendimientos parecidos a esto. Entonces el circuito de, de, de radiadores tiene que estar diseñado también para la caldera. Nei sì, vecchi impianti va. radiatori, normalmente il radiatore funzionava con alta temperatura in ingresso, in Italia tipicamente 80 in ingresso, 70 in uscita. In un radiatore di se io collego una caldaia di questo genere a un impianto che funziona con i radiatori 80-70, non condenso. Mm. Devo cambiare il modo con cui do calore alla stanza. Per esempio, che cosa devo fare? Devo aumentare la superficie dei radiatori. Mm. Sostituisco i radiatori, metto eh, radiatori più grandi, in questo modo raffreddo di più l'acqua, torno più freddo in caldaia e riesco a condensare. Entonces, significa che per cambiare eso necesito cambiare. Lo... Frequentemente, hay cambiar radiatori per che pierdano massimo e la temperatura di de salita del radiador sia lo sufficiente per poter condensare. Per, per, quando, quando usi il pannello radiante sei già in condizioni perfette per usare la caldaia condensazione perché al pannello radiante vai via a 40 in mandata e ritorni con 35. Tornando con 35 condensi quello che vuoi. Quindi la caldaia condensazione dà il massimo del rendimento, posso avere anche 108-107% di rendimento, ma vuole... Acqua fredda nel suo ritorno. Se poi ho dei terminali che lavorano a bassa temperatura come i sistemi radianti, perfetto perché già parto freddo, torno ancora più freddo, condenserò sicuro. Uno dei sistemi che funziona molto bene con questo è la losa radiante, perché la losa radiante funziona a bassa temperatura: una temperatura di entrata di 40 gradi e più o meno una temperatura di ritorno di 30 e con eso seguro che condensa. Quindi non è che se uno Compra una caldaia a condensazione subito a dei rendimenti di quel tipo. Per avere quei rendimenti io devo intervenire sulla parte idraulica in maniera tale da tornare in caldaia a temperature basse. Se non faccio questo la caldaia a condensazione si comporta sicuramente meglio delle prime caldaie, ma non troppo diversamente dalla caldaia a temperatura scorrevole. È fondamentale sì. tornare a temperature basse in caldaia. Che... Eh, o sea, no, comprar una caldera de condensación hoy día no asegura tener al tiro de inmediato los rendimientos eh, que, que, se, que se grafican acá. En el fondo es necesario diseñar todo el sistema y asegurarse de poder volver con agua lo suficientemente fría para condensar debajo de los 57 grados. Un sistema para abbassare la temperatura de ritorno, si la caldaia es conectada a dei radiatori, es montare en ogni radiatore una válvula termostática. La valvola termostatica riduce, nel caso la stanza non abbia bisogno, riduce la portata di acqua che va al radiatore in maniera tale da abbassare la sua temperatura di ritorno e fare in modo che la temperatura di ritorno al generatore sia quella giusta per garantire la condensazione. In Italia oggi una persona che cambia la caldaia vecchia con una caldaia a condensazione riceve una detrazione fiscale solo se Insieme all'acquisto della caldaia a condensazione, monta valvole termostatiche su tutti i radiatori perché questo assicura che io condenserò e avrò un vero risparmio energetico avendo comprato quella nuova caldaia. Che hai incentivi fiscali alla compra di equipamento con maggiore efficienza energetica? Entonces, in Italia, se il cliente compra una caldaia a condensazione. le van a entregar el beneficio solo si instala válvulas termostáticas en cada uno de los radiadores y esas válvulas termostáticas permiten controlar la, la temperatura de entrada al radiador para asegurarse que la temperatura de salida del radiador sea la adecuada para poder obtener los beneficios que se mostraban antes. Si no instala eso entonces el Estado no entiende que es posible que ese rendimiento superior no exista y por lo tanto los incentivos fiscales ya no aplican. Guardando la caldaia si capisce se la caldaia è una caldaia vecchio tipo o una caldaia a condensazione. Qui vedete la differenza. La differenza è che la camera di combustione dove c'è la fiamma nelle vecchie caldaie era nella parte bassa della caldaia. Oggi invece la fiamma è sulla parte alta della caldaia. I fumi andavano verso l'alto, facevano un percorso di questo tipo e uscivano dalla caldaia. I fumi nelle caldaie a condensazione tendono ad andare verso il basso in maniera tale che, se si forma la condensa, si forma sotto forma di goccioline su queste superfici verticali. Per gravità, sgocciolerà verso il basso e non attaccherà la superficie metallica delle pareti della caldaia. Per cui la caldaia è salva, non si, non si buca. Questa è una caldera della Vieja, nella quale tradizionalmente la llama sta debaixo e i vapori circolano hacia arriba hasta che salgano. Nelle caldera a condensazione, la llama si produce arriba. Y los humos se traen hacia abajo de manera tal que cuando condensen y condense el agua aquí encima pueda gotear y no se quede pegada a las paredes de la, de la caldera, y con eso se salva el funcionamiento de la caldera de la corrosión. Y de aquí, caricheró la condensa nello cargo, o en fognatura, eh, sin tener problemas al dentro de la caldera. Y el agua se va al desagüe sin tener problemas dentro de la, de la caldera. Tanto per dare un'idea, per aumentare lo scambio di calore tra, la parte, eh, tra, tra i fumi che viaggiano qui e l'acqua che è separata dai fumi eh, dalla superficie metallica, la dimensione tipica di questo spazio di passaggio è eh, 08 mm, 0,8 mm vuol dire 800 micron, vuol dire 8 capelli uno di fianco all'altro. Non i miei perché io non so più niente. <ride> Que dice que la, 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 el tamaño de, la, de, lo, de, la, de estas rendijas que existen para hacer condensar el agua es de 0,8 milímetros. En el fondo, ese es el ese nivel de, 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 de fabricación y de tecnología requerido para, Il para el. El fatto de haber ridotto lo espacio aumenta el coeficiente de cambio. Y e quindi, eh, o oh, migliore cambio tra i fumi y e l'acqua de la caldaña. quindi estas caldañas son súper. Eh, performanti dal punto di vista energetico. Claro, per qui passa il fumo e per qui passa l'acqua della caldera e entonces si può approfittare del cambio di fase dell'acqua entregandole energia al vapore, entregandole energia all'acqua del sistema. Ma la cosa importante in queste, in queste caldaie è tornare in caldaia con l'acqua a bassa temperatura. Qui per esempio sono tornato a temperatura sotto i 50 ⁇ gradi questo mi assicura che nella parte finale i fumi andranno sotto i 57 e io avrò condensa e quindi guadagno punti percentuali in termini di. Questo grafico mostra che l'entrata tiene che essere meno di, in questo caso sta in 50, meno di 57, con eso già in condensazione. Quando la caldaia non funziona a piena potenza la superficie di scambio tra l'acqua e i fumi diventa sovrabbondante, diventa molto grande, più di quello che è strettamente necessario. Questo vuol dire che quando uh, si riduce la potenza chiesta alla caldaia, si, queste due curve si possono avvicinare. Quindi, per esempio, uh, la temperatura che avranno i fumi all'uscita a carico ridotto sarà più bassa di quella che avevano a carico pieno. Se si abbassa la temperatura dei fumi, aumenta la quantità di condensa. Questo è il motivo per cui nella caldaia a condensazione avevo quel picco di rendimento quando scendeva la potenza. Un picco che è molto evidente. Beh. <ride> quando la potenza che è chiesta dalla casa sì. diminuisce rispetto sì. alla potenza nominale, la superficie di scambio diventa esagerata, è più grande di quella sì, che ti servirebbe, sì. quindi posso scambiare con un delta T più piccolo. Mm. Quindi i fumi si abbassano, si portano giù di temperatura, mm. escono dalla caldaia più freddi, condensano di più. E questo è il motivo per cui ho quel massimo nella curva di rendimento. Quando, quando la caldera eh, funziona in rachegrimento minore, eh, la superficie di intercambio che esiste tra i gas e l'acqua dell'installazione, del, dell è sovridimensionata. estando sobredimensionada puedo hacer trabajar lo, el, el, el humo a una temperatura menor, puedo conseguir una temperatura menor en toda la instalación y también la temperatura de vuelta también va a ser menor y por lo tanto explica que voy a poder, a, al bajar la temperatura, tener un mayor coeficiente de, de condensación y por lo tanto la eficiencia total de la, de la caldera va a funcionar mejor. Cuando tiene mayor temperatura para poder generar el intercambio de condensación? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Quando lavori a carico ridotto la superficie diventa più grande di quella che ti serve, i fumi possono uscire più freddi e allora quello che succede è che se vai a vedere la curva questa qua, quando tu riduci il carico hai un grande aumento del rendimento della caldaia perché i fumi escono sempre più freddi, riesci ad uscire più freddo e quindi condensi di più. Sì, sì. Eh, per esempio il fatto di avere usato piccole, eh, piccoli spazi ti permette di mettere tanti canali e quindi aumentare la superficie di scambio. In più, la superficie. Questi funzionano come se fossero tante alette, quindi hai una superficie che è sovrabbondante e ti permette di avvicinare le due curve, avere una differenza di temperatura più, più stretta. Sì. Ok, eh, quando la caldaia a condensazione viene abbinata ad un radiatore, il radiatore eh, emette una potenza che dipende dalla sua temperatura media. La temperatura media è la media aritmetica tra la temperatura dell'acqua in ingresso e la temperatura dell'acqua in ritorno. Per esempio in un radiatore che ha l'acqua a 80 che entra e a 70 che esce, la sua temperatura media è 75. In questo caso io ho pensato a un radiatore che lavorava tra eh, gli 80 oppure tra i 70 e i 50 gradi, la media è 60. Se lo metto in una stanza dove ho 20 gradi, allora per calcolare la potenza emessa da questo radiatore, devo fare la temperatura media meno la temperatura della stanza diviso il salto termico nominale a cui si provano i radiatori in laboratorio, che è 50 gradi, e questo. Esponente qua dipende dal tipo di radiatore, ci sono dei radiatori che hanno un esponente come quello che ho indicato 1,3, sono i classici radiatori di una volta, oggi eh, i radiatori tendono a diventare sempre più piccoli, sempre più stretti, sempre più piatti e, e, e quindi questo n tende ad abbassarsi, i radiatori moderni hanno un n che tende a 1,1, quel numero sta tra 1,1 e 1,3. Es más grande si es más fuerte el cambios térmico convectivo, es más bajo si es más preponderante el cambios térmico radiativo. Aquí eh, está es la fórmula para calcular el, el aporte energético del radiador al recinto. Entonces, lo que hay que hacer es, es entender el, este valor que está acá, que es la temperatura el promedio de temperatura entre la entrada y la salida. Por ejemplo, este podría ser un radiador que tiene una entrada de 70 y una salida de 50 por lo tanto el valor es el promedio. Esto es la temperatura del recinto. Este es el valor, eh, es un valor es de referencia el testato, con el cual se testearon los, los, los radiadores. Y este es un factor de rendimiento que tiene el, el radiador. Eso dice que 1,3 son los radiadores viejos, hoy día está como en 1,1, porque han ido cambiando la tecnología, mientras más delgados son, más es el aporte radiativo. Mentre più grossi sono, più grandi sono come erano antes, ma è il rapporto convectivo. E il convectivo è più efficiente che il radiativo e, per lo tanto, tiene il migliore valore. Se io cambio la temperatura media del radiatore, questo radiatore, che in queste condizioni scambia 748 Watt, può scambiare sempre di meno se abbasso la sua temperatura media, oppure può scambiare di più se alzo la sua temperatura media. Quindi. La potenza scambiata dal radiatore dipende solo dalla temperatura media, non dipende dalla temperatura di ingresso, non dipende dalla temperatura di uscita, ma dalla media delle due temperature. La quantità di energia che entrega il radiatore, noi potremmo controllare, la potremmo hacerla circular in questo grafico, controllando la temperatura promedio tra i due punti del radiatore, tra l'entrata e la, la salita. Por lo tanto, dipende esclusivamente da questo. Uh, di solito si parla di dimensionamento del radiatore all'italiana quando la differenza tra la temperatura di mandata e la temperatura di ritorno è 10 gradi. Quindi un radiatore dimensionato per avere acqua in ingresso a 70 e uscita a 60 è dimensionato all'italiana. Quando si dimensiona all'italiana, se so la potenza che devo emettere, il CP dell'acqua è 4186 e uso questo salto all'italiana a 10 gradi, ottengo questa portata. Quella è la portata d'acqua che va al radiatore. Si doviesi dimensionar. Vabbé, ahora sí. me meto tropas dice, dice que ese es el dimensionamiento de la italiana. El, 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 la entrada, 10 grados mayor que la salida. Eh, en esta fórmula se puede poner el calor que. ¿Cuál es el calor, no? Sí, sí. es la potencia la del radiador. La, dimoniamo... la potencia del, del radiador. Este es el calor específico. Y ese es el delta que estamos calculando acá arriba. Y por lo tanto, tenemos esto que es la cantidad de agua. che, che deve andare cheremo, al que cargarle al radiatore nel radiore. Io caricarle eh, al tengo una io tengo Io dimensiono il radiatore, io quello che voglio fare adesso è calcolare quanto deve essere grande il radiatore per avere acqua che entra a 80 per uscire a 70 con un delta T di 10. Quale poter arrivare a dimensionare che tan grande tiene essere il radiatore con ese differenziale di temperatura tra eh, l'entrata e la, la salita? Uh, e con ese apporto. Uh, per esempio, questo è un radiatore che io penso che abbia acqua in ingresso 80, dimensionato all'italiana, esce acqua a 70, differenza 10, la temperatura media 80 più 70 diviso 2 è 75. Quindi. Se io in una metto in una stanza che disperde 1500 watt eh, questo radiatore, devo prendere 1500, vado a usare la relazione che abbiamo visto prima, che è la legge di emissione del radiatore, e mi calcolo quanti, avete visto, i radiatori si costruiscono andando a mettere gli elementi uno vicino all'altro. No? In questo caso devo mettere 14 elementi per formare il radiatore che mi serve per dare 1500 watt a quella stanza lì. A, 80, a 75. A, con 80, 70, con un 75 grados. Ya. Entonces, con esta fórmula se puede dimensionar el, el radiador. Básicamente, eh, por ejemplo, si tenemos una entrada de 80 grados y una salida a 70 grados, vamos a tener una temperatura promedio del radiador de 75. Y yo quiero saber qué tan grande tiene que ser el radiador, considerando que va a funcionar a 75 grados, para poder entregar 1.500 watts al, al recinto. Entonces se si divide 1500 per quello che scambia il radiatore, con questo, 75, questo, questo 100, questa è la potenza del singolo elemento, di un elemento di radiatore, sono 100 watt per ogni elemento, e quello è un dato che leggi sul catalogo del, del radiatore. dato yeah, che i radiatori si costruiscono come segmento uno può andare eh, a guardare nel catalogo quanto è il potere radiativo di ese segmento, Entonces uno puede ver este valor e ingresarlo acá. Aquí tiene los 75 menos los 20 del, del recinto dividido por 50 multiplicado por este factor que también lo entrega el fabricante. Y entonces tenemos que necesitamos 14 de esos segmentos de radiador para poder entregar 1500 watts a 75 grados. Pero si yo hago un dimensionamiento de di este tipo de radiadores, yo torno en caldaña a 70 grados y e la caldaia no condensa. Quindi in questo caso, con questo radiatore, tornerei in caldaia a 70 gradi e non condensa. Ah, sì, dice che il, il problema è che con questo tipo di radiatore, con questo calcolo nel fondo, tornerà eh, alla caldera a 70 gradi e pertanto non condensa, questo significa che meglio non usiamo questo tipo di caldera, usiamo della antica. Allora bisogna cambiare il o, metodo, o il, metodo cambiare il metodo italiano non funziona o il metodo italiano già non funziona, il delta di 10 ⁇ già non È troppo piccolo quel delta, bisogna aumentare la differenza di temperatura tra mandata e ritorno del radiatore. Se ripeto tutto la, il procedimento di prima, alzando quella differenza di temperatura, quello che scopro è che per dare 1500 watt con gli stessi radiatore però stavolta ho fatto calare la temperatura mm. media, non mi sono più eh, sufficienti 14 eh, elementi. 14 moduli, ma ce ne vogliono 18, cioè devo andare a usare radiatori più grandi. Quindi la tendenza oggi è montare nelle case grandi radiatori. La tendenza in Italia è di farli diventare, per esempio, si, si fanno delle segrigrafie sulla faccia del radiatore per farli diventare un elemento d'arredo. Perché in quest, con queste caldaie servono grandi superfici di radiatori e quindi diventano dei quadri, diventano degli elementi di arredo. Entonces, el, 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 el diferencial de temperatura para lograr las mayores eficiencias energéticas con las calderas de condensación ya no, ya no sirve. Ese, 10, eh, ese delta de 10 grados Kelvin ya no sirve. Entonces, aquí en este caso 30 grados. 80 menos 30, torno a 50, Exacto. 50 condensación. Entra a 80, sale a 50. 50 ya sirve para, para poder condensar en la caldera. Entonces, el, la temperatura promedio va a ser 65. Con los mismos datos de antes, si quiero aportar 1500 watts, esto es el mismo valor que antes, 65 es el valor ahora promedio del, del radiador, eh, que fue finalmente el factor que, que bajó al modificar este, este diferencial. Esta es el, la temperatura de adentro, este es el 50 que es el valor de referencia de testeo, esto de acá es el valor que entrega el, el tipo de radiador, y ahora ya nos sirven 18 elementos, 18 módulos del radiador, por lo tanto son más grandes. Dice que ahora en Italia los radiadores son, son tan grandes. Que los venden serigrafiados y decorados y de colores para que se transformen en, en, en objetos decorativos porque ocupan mucho espacio. O sea, para poder funcionar con este tipo de calderas, en eh, el eh, se asume una pérdida que tiene que ser un histórico de saneamiento y una pérdida de panel, porque en el primer panel, que es por VS delta T, tenemos un delta alto cuando el agua está en 80. per l'ultimo panel il Q va essere molto più alto che il delta T va a essere... Si abbassa. Certo. E c'è un problema in questo caso qui. Quando uno tocca il radiatore, siccome quando lo fai diventare grande, tu lo fai diventare grande per fare in modo che l'acqua esca sempre più fredda, c'è una parte del radiatore, la parte di uscita, che tende a essere quasi, non la senti più calda. eh ma va bene, cioè il radiatore sta facendo quello che devi fare. Mm. Eh, ci sono alcune persone però che toccando il radiatore si aspettano di sentire una cosa molto calda. Quando sentono che la temperatura non è troppo calda, telefonano subito al, al progettista e dicono ma non funziona niente, è freddo il radiatore? Mm. Ma deve essere freddo perché io devo tornare con temperature basse se voglio condensare in caldaia. Dice que una de las cosas que pasa frecuentemente es que la gente va y toca los radiadores y entonces cerca de la salida sienten que en realidad no está calentando mucho y llaman al técnico y dicen, bueno, esto está mal porque el, el, el radiador no está calefaccionando cuando en realidad está diseñado así para que pueda volver a una temperatura adecuada para poder condensar y funcionar bien todo el viento del sistema. ¿Andiamo al break? Sí, sí. Eh, sí. la última cosa. cosa. Eh, Supongamos de haber una casa vecchia. con un vecchio radiatore dimensionato come si faceva una volta per tornare a temperature alte, no? eh, come posso fare per, eh, eh, per far tornare eh, l'acqua del mio radiatore alla caldaia a una temperatura bassa così da aumentare la condensazione? Abbiamo visto che la potenza emessa dal radiatore per esempio, mi servono 800 watt. Mm. Questo radiatore me li dà se la sua temperatura media è 62, perché abbiamo visto che la potenza dipende solo dalla temperatura media. Mm. Ma 62 di temperatura media li posso ottenere mandando acqua a 67 in mandata e uscendo a 57. Quindi con un salto di 10 dimensione italiana, ma non condenso, mm. oppure gli alzo un po' la temperatura di mandata. Eh, per avere gli 800 watt devo avere questa temperatura di ritorno. Se voi alzate questa temperatura vi si abbassa la temperatura di ritorno. Quindi nei vecchi radiatori, quando si compra la caldaia a condensazione, si va a alzare la temperatura di mandata dei radiatori forza mettendo una valvola termostatica sul radiatore in maniera tale che la valvola, quando eh, sente eh, che la stanza ha bisogno di 800 watt, Va a stringere, aumentare la perdita di carico e quindi a diminuire la portata, abbassando la temperatura di ritorno. E in questo modo torno in caldaia a temperature molto basse, molto simili ai pannelli radianti. Quindi anche con i radiatori io posso ottenere con la caldaia a condensazione temperature di ritorno basse e riesco ad avere dei rendimenti elevatissimi. Con la, con la valvola. La válvula termostática puedo, puede monitorear la temperatura del ambiente y eh, en la medida en que sea necesario bajarle la carga al radiador de manera tal que la temperatura de salida sea baja y con eso volver eh, con una temperatura baja y poder condensar y tener mayor eficiencia en la caldera. y siempre he encontrado que la válvula termostática distante dal, 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 dal radiatore. Ci sono delle, delle valvole che hanno proprio la testa, il sensore della testa che può essere messo a distanza dal radiatore. Eh, eh, ci sono delle valvole che invece hanno la testa che, quando viene montata vicino al radiatore. Eh, è tarata per fare una sorta di correzione, sa che in quel punto dove la testa della valvola termostatica sente la temperatura, la temperatura è influenzata dalla convezione, dall'aria calda prodotta dal radiatore, la vado a correggere, cioè, chi l'ha fatta, ha mm. fatto la valvola, corregge già per tenere conto di questo fatto. Quindi c'è già una correzione interna dentro la valvola. Claro. Dato eh. che la valvola sta molto cerca si mide una temperatura molto alta perché il flusso convectivo del radiatore Hay due soluzioni: la válvula può medire la temperatura lejos del radiador, o bien la válvula può essere seteata, trada, eh, per star funzionando cioè, con esa correzione. in questo modo, anche con un sistema a radiatori, posso riuscire a tornare a temperature molto basse in caldaia con eh, grandi valori di rendimento, con grandi risparmio energetico, senza spendere molto. E questo è il sistema che in Italia è più utilizzato, radiatori e caldaia a condensazione. Al momento attuale per il riscaldamento questo è il sistema Questo è il sistema più uh -huh. usato in Italia dato che eh, con le valvole termostatiche uno può effettivamente arrivare con livelli di efficienza molto alti. Questo è es il sistema più utilizzato ora. Coffee sí. break e poi torniamo.